Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. In questo nuovo video andrò a raccontarvi, ad aggiornarvi sulla situazione della mia Alfa Romeo Mito, perché sono circa 2 settimane che non ho più la macchina con me e voglio un attimo cercare di spiegarvi cosa è successo. Però ovviamente questo per chi non mi segue su Instagram, perché se mi seguite su Instagram già più o meno sapete cosa è successo alla macchina e che lavorazioni gli sto facendo fare. Quindi ragazzi, mi raccomando, andate a seguirmi su Instagram per restare costantemente aggiornati su quello che sto facendo alla macchina, modifiche o qualsiasi altra cosa. Inoltre vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale YouTube e sotto in descrizione avete il link al mio gruppo Telegram, dove potremo parlare liberamente e con tutti gli altri membri del gruppo, che al momento sono circa 100 di persone e si sta ingrandendo veramente tanto. Sono tanto contento. Detto questo, lascerò qui in sovraimpressione delle immagini di quello che sta succedendo alla mia macchina, così tutti avrete modo di conoscere la situazione e vedere cosa sto facendo. In sintesi, la macchina oramai aveva una carrozzeria molto vecchia, essendo del 2012, avendo vissuto sempre in città. L'ho comprata usata, aveva molti graffi, di cui uno veramente brutto sulla fiancata, che mi hanno fatto con una chiave o un cacciavite, non so. E quindi avevo anche tanti bozzi, soprattutto sui fascioni laterali, accanto al tetto, sulle fiancate, e quindi ho deciso di andarla a riverniciare completamente. Inoltre avevo anche 3 grigi diversi sulla macchina, in quanto un grigio diverso su parrocchi nuovo che avevo montato circa 1 anno e mezzo fa, 2 anni fa, insomma, quello della Mitore Styling. Avevo un grigio diverso su una fiancata in cui mi erano venuti a sbattere, quindi avevo circa 3 grigi diversi sulla macchina. Inoltre anche il colore non mi piaceva più, ero diciamo scontento di questa vernice molto vecchia, scolorita e tendente all'azzurrino, un grigio molto chiaro, e diciamo mi è passata un po' la voglia di questo colore e ho deciso di cambiarlo senza però non voglio darvi indizi, mi dispiace. In questo video non vedrete il colore della macchina e vi lascio però i video della macchina già verniciata praticamente, però la andremo a vedere in un secondo video insieme quando sarà tutta montata. Inoltre quello che posso dirvi è che sto facendo fare il tettuccio nero e sto facendo fare qualche modifica, comunque vedrete tutto più avanti. Ringrazio tanto Alessandro, il mio amico, che si sta occupando della macchina insieme a suo padre e il suo staff, insomma, della carrozzeria in cui si trova. Stanno facendo veramente un lavoro assurdo e mi stanno trattando veramente molto bene, quindi nel prossimo video comunque vi dirò dove potete trovarli. In questo video non ve lo dirò perché per motivi insomma scaramantici, ecco, non mi va più di momento di parlarne. Detto questo ragazzi, spero che questo piccolo video vi sia piaciuto, questo piccolo video di aggiornamento, e ovviamente lasciate un mi piace, commentate soprattutto sotto al video, ditemi la vostra, secondo voi quale colore avrò scelto per la mia macchina, e niente, Mitch Tuning vi saluta, ciao a tutti ragazzi!